Un minuto con Padre Pio da questi luoghi, luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per leggervi un'email che è giunta. Ne giungono tantissime, un po' alla volta avremo modo anche di leggere la vostra email, che vedete su questo indirizzo in sovraimpressione, voi inviate, tanti inviano, come quella ad esempio di questa signora che ha dimenticato di mettere il suo nome, ma noi la chiameremo Maria. E ci racconta che nel settembre del 1958 scrive: ho deciso di recarmi a San Giovanni Rotondo per farmi confessare da Padre Pio, di cui avevo sentito parlare tanto bene. Da Roma Termini salì sul treno delle 5 da Foggia, presi il pullman per raggiungere San Giovanni Rotondo, ma oltre alla messa non riuscì a fare altro. Infatti sappi che per essere ricevuti da Padre Pio in veste di confessore bisognava essere prenotati. Tornai a Roma nella stessa giornata. Nei giorni successivi chiesi a mio cognato Peppino di recarsi a mie spese a San Giovanni Rotondo per prenotare la mia confessione con Padre Pio. Così fece. 10 giorni dopo ricevetti un telegramma con l'indicazione di data e ora della confessione. Così tornai di nuovo a San Giovanni Rotondo, come avevo già fatto. Prima di me però ci fu un ragazzo che venne confessato da Padre Pio. Subito però si rialzò. E questo ragazzo riferì alla mamma che Padre Pio lo aveva mandato via perché non si era confessato da tanto tempo. Quando fu il mio turno, un frate pronunciò il mio nome, allora io andai da lui, lasciai un'offerta, mi diversi verso il confessionale. Il volto si vedeva attraverso la grata, ma la voce si udiva ben distinta, un po' roca, forse con un accento meridionale, ma per me era ben comprensibile. Poi, seduto accanto all'attore Carlo Campanini, con un rosario tra le mani partecipò alla Santa Messa. Al ritorno invece del pullman diretto a Foggia prese un taxi con un sacerdote per dividere a metà la spesa, con cui lei racconta che andò a condividere l'esperienza che avevano fatto entrambi a San Giovanni Rotondo. Da quel giorno sono tornata tante volte a San Giovanni Rotondo e qualche anno fa, scrive, a San Lorenzo fuori le mura e a San Pietro, sono andato anche a venerare la sua salma che è stata portata in traslazione per la traslazione temporanea voluta da Papa Francesco nell'anno della misericordia stabilito appunto e voluto da Papa Francesco. E con questa email vogliamo, ecco, ritornare un po' a quei tempi di accoglienza, di pellegrinaggi, così come ritornano i pellegrini anche qui a San Giovanni Rotondo, così come allora i confratelli di Padre Pio accolgono tutti coloro che vogliono fare qui un'esperienza forte di preghiera, di meditazione e di riflessione sulla propria vita con San Pio.